Buonasera, buonasera a tutti, grazie di essere qui. Dovevamo essere in tre, ci doveva essere anche il leader di Azione Carlo Calenda, ha avuto un problema, non ha potuto esserci, però dagli applausi dell'ex segretario Bersani, insomma, mi sembra ci sia una calda accoglienza per lei. Dopo che ha ripreso la tessera il Partito Democratico, sono testimone, l'ho vista, quindi è di nuovo, come dire, qui. E parleremo di Partito Democratico, però io prima, ho sentito il dibattito prima, si parlava di alluvione, e io anche con Pierluigi Bersani vorrei partire da lì, perché questa terra 3 mesi e mezzo fa è stata colpita duramente. In quel momento tutte le istituzioni sembravano, come dire, congiunte, no? C'è stato, tutta l'Italia era ferma a guardare quello che stava succedendo in Romagna. Ieri però c'è stato questo incontro con il commissario Figliuolo, che ha detto certo che ci saranno risarcimenti a famiglie e imprese al 100%, ma non so dare una data certa. Bersani, lei che è stato anche presidente di questa regione, che è stato ministro, che impressione le fa? 3 mesi e mezzo dopo non si può ancora dare una data certa, intanto i danni ci sono. Intanto buonasera a tutti. Ma io dovrei ripetere le cose che ha detto lucidissimamente Errani poco fa. Tu non puoi immaginare e fai la perizia asseverata e poi prepari il modulo e poi esamini se e come dare e fare la domanda e poi arriva l'anno del mai. Per il terremoto si era trovato un meccanismo fantastico che, come diceva Errani, ha consentito allo Stato di diluire i costi e quindi ricavarne anche una minore spesa, riuscendo col meccanismo dei crediti d'imposta e della triangolazione con le banche, la Cassa Depositi e Prestiti, a consentire il fatto che uno c'ha un'esigenza, si va a vedere, naturalmente se è un'impresa ci guarderai un po' di più, se è un singolo cittadino con minore esigenze potrai guardarci meno, qualcuno ci mette un timbro, deve essere il commissario a metterci il timbro e poi uno va in banca, prende i soldi e comincia a lavorare. Non si fa questo perché ogni supposizione è legittima e io voglio dire che a me la cosa che veramente, perché io non essendo romagnolo ci ho scarpinato qui, credo questa gente di conoscerla bene, quello che mi ha ferito di più sono le parole offensive, sconsiderate. Si riferisce al banco, ma mi riferisco a Musumeci, mi riferisco a questo bolognese qui, non mi viene il nome, Galeazzo Bignami, sarà, sì. Mi riferisco alla stessa Meloni, che si sono permessi di fare affermazioni che sono offensive verso la gente più solidale d'Italia. Verso la gente più solidale d'Italia. Che quando ha bisogno lei nessuno arriva. Roba da matti. Questo è veramente, veramente inaccettabile. Io sono d'accordo con quello che diceva Vasco, bisogna reagire. Reagire non buttandola nelle polemiche di partito, di politica, eccetera. Reagire costruttivamente da parte dei cittadini, con 2 o 3 proposte operative. Non è accettabile, come non ci sono i tempi, faremo, vedremo. Io credo che, insomma, qui fosse dire che non c'era già la pappa pronta, bastava prendere il meccanismo che si è stato usato qui nel terremoto, non ci voleva altro. Ma... e non ci voleva neanche andarsi a cercare il commissario. Ma ragazzi, quando Errani era commissario, ma era lì tutti i giorni,
non è che veniva una volta al mese, eh? Era lì tutti i giorni che Dio mandava. Ma quando lei dice ogni speculazione legittima, pensa che ci sia una politicizzazione di questo, di questa vicenda? Ma assolutamente, via, su, ne sarebbe come dire, fare il diplomatico e dire che gli asini volano. Fosse stato un presidente di regione di destra, due nanosecondi dopo era il commissario. Questo non ci piove. Questi fanno dei conti però sbagliati, fanno dei conti, dei microconti sbagliati, perché qui la gente c'ha la testa, non pensino di poterla prendere su. Certo, c'è il disagio, c'è una reazione. Dal punto di vista del cittadino, puoi mica chiedergli che stia lì a distinguere comune, regione, stato, eccetera. Ha bisogno di una risposta, questo va da sé. Però la società nel suo insieme poi fa la media del giudizio. Non pensino di cavarci qualcosa a insultare questo istinto di solidarietà e di far da sé che c'ha la Romagna. Far da sé, il mio slogan quando feci presidente della regione era far da sé, non da soli. Far da sé, non da soli. Noi siamo stati i primi in Italia a arrivare sul terremoto della Basilicata e della Campania. Siamo stati lì a Natale, io mi ero sposato 20 giorni prima, ho fatto il Natale lì assieme a centinaia di emiliano romagnoli, e non era una regione rossa. Non sono andato a aiutare una regione rossa, sono andato a aiutare la gente. Dovrebbero vergognarsi. Ecco qua. Oggi il sindaco di Ravenna, che qua ha parlato poco fa, proprio in un'intervista al mio giornale, alla Stampa, diceva: la Meloni venga a vedere coi suoi occhi, perché lei venne nei giorni subito successivi, partì prima dal Giappone dove era il G7, venne qui, però poi lamentano spesso i sindaci, non si è più vista, dovrebbe venire, cioè, manca il fatto che la Presidente del Consiglio sia qui. Ma il nostro Presidente del Consiglio gira molto in Italia e in Europa, porta a casa niente e conclude anche poco. Spesso usa i problemi per le sue esigenze di comunicazione. È andato a Caivano ieri, eccetera, dicendo che lo Stato va bonificato. Comincia a non mettere i giovani in mano alla camorra togliendogli il reddito di cittadinanza. Comincia a fare una cosa seria. Così, siamo alla comunicazione. Naturalmente succede un'alluvione, dopo un po' esce dai giornali, che problema c'è? Questo è, purtroppo è la logica. Noi non siamo mai stati così, questo sia chiaro. Glielo volevo proprio chiedere, perché appunto l'ha ricordato lei, ieri la premier è stata a Caivano dove c'è stato quel fatto terribile, quello stupro di due bambine. Ha fatto bene, c'è andata, ha parlato con il parroco, non ha parlato con gli abitanti, non ha parlato con i giornalisti, ha fatto bene andarci, e in quel modo sì o no? Ma fai sempre bene andare, naturalmente prendi su e poi vai via, e che cosa porti, che cosa risolti? Cioè lei, se viene qui a rifare un giro, deve portare il credito d'imposta, se no può stare a casa, no? Cioè, fatemi capire. Quest'estate, 20 giorni fa, ha fatto anche un incontro, e qui veniamo anche al Partito Democratico, con tutte le opposizioni, salvo Italia Viva, sul salario minimo. Lo sapete tutti, è uscita dicendo la proposta unitaria delle opposizioni no, però ha dato mandato al CNEL di fare un'altra proposta. Che ha già detto no anche lui, praticamente. Ecco, come lo interpreta in questo incontro? Il salario minimo si farà? Secondo lei una battaglia le opposizioni possono vincere? Ma io credo, continuo a pensare che qualcosa si farà, ma non perché lo vuole, perché saranno costrette dai fatti. Cioè, no, io mi sono anche un po' rotto, cioè, qui adesso tutti i soloni spiegano, ma no, ma poi ha dei controeffetti.
Ma loro devono spiegarmi com'è che mentre noi discutiamo di salario minimo, in Germania lo stanno aumentando i salari come misura anticrisi. Sono tutti coglioni? Cioè mezzo mondo sono stupidi? Allora non si vuole affrontare né il problema dell'inflazione né il problema del lavoro. Ora stiamo un attimo su questo tema del lavoro e qui vorrei parlare non alla Meloni o anche qui in modo, vorrei parlare a quelli che nel mondo nostro democratico, perfino sindacale, hanno dei dubbi sul fatto che la legge intervenga in materia di contrattazione. Allora, noi siamo davanti a un fenomeno profondissimo che è dovuto al salto tecnologico secolare che stiamo vivendo, che ci porta rapidamente, ce ne sono già segni evidenti, a una frammentazione, disarticolazione, atomizzazione del lavoro. Se noi non mettiamo degli argini normativi, non ci sarà nessuna contrattazione che può tenere. Si arriverà a one to one, a uno a uno. Cara CISL, io ho voluto bene e le voglio bene perché è un gran sindacato, ma come fate a pensare di risolvere il problema che abbiamo di fronte di disarticolazione totale, che perfino nell'enciclica di Papa Francesco, che vede lungo, dice qui c'è uno scisma fra la condizione individuale e quella collettiva, il meccanismo, tecnologie e profitti ci sta portando a una separazione di ceti, di categorie, di singoli individui, a cominciare dal lavoro. Bisogna intervenire come si intervenne con lo statuto dei lavoratori, è una roba seria. Bisogna intervenire, certo salario minimo, ma la legge sulla rappresentanza e la contrattazione, perché qua quello è il punto, quello che non vogliono sul salario minimo è perché la proposta di legge trascina esplicitamente verso il riconoscimento dei trattamenti, delle contrattazioni dei più rappresentativi. Ragazzi, siamo passati in 12 anni da 400 contratti nazionali a oltre 1000 contratti nazionali. Abbiamo una canali di precarietà galoppanti. Tutto questo è un sasso scagliato da una mano. È il salto tecnologico, è la differenziazione, è la disarticolazione. Mettiamo una barriera. Facciamo, PD, forza, un pacchetto di proposte dove c'è sì il salario minimo, sì la legge sulla rappresentanza della contrattazione, che vuol dire, certo, i sindacati competono, fate i sindacati che volete, si compete, ma chi vince, cioè chi è il più rappresentativo e fa il contratto con i più rappresentativi degli imprenditori, vale per tutti, vale per tutti. Bersani. Poi facciamo parità salariale uomo-donna, poi facciamo formazione obbligatoria dentro i contratti di lavoro, unifichiamolo il lavoro, no? Allora, caraci, anche qui, attenzione che... Guardate che qui, fatemi dire ancora una parola su, io sono ossessionato da questo da parecchio tempo, eh. Qui non si vede, è questa, è un'altra mucca che non si vede nel corridoio, è un'altra mucca che non si vede nel corridoio, cosa sta succedendo nel mondo del lavoro. Bisogna intervenire con una sponda normativa che è l'unica chiave per salvare, potenziare la contrattazione. E non mi vengano a rompere le scatole, dice, ma se il salario minimo è in Germania e lo aumentano,
Ma qualcuno può dirmi che in Germania non c'è la contrattazione? Ma c'è qualcuno che mi dice che non c'è la contrattazione in Germania? Che l'IG Metall non fa i contratti? Di che cosa stiamo parlando? Guardate, su questo non si può scherzare, perché nel giro di 10 anni noi avremo, se no, uno scenario, guardate, che sarà difficile. Non c'è sindacato che possa far da solo su una cosa così. Non c'è un sindacato talmente forte che possa far da solo. Dice i sindacati, anche CGIL e CISL e UIL ha sottoscritto dei contratti miserabili. E certo, succede questo, perché c'è l'effetto dumping di quelli che sono pronti con i sindacati pirata a farlo loro quel contratto lì. È un meccanismo che succede così. Tutto orientato a ridurre diritti, tutele e salari del mondo del lavoro, con gli esiti che vediamo. Bersani, il PD però, e qui veniamo anche al PD, non lei che in quel proprio da quello e dall'Italicum decise la scissione, ma il PD è quello che ha fatto il Jobs Act. Vabbè, ma guarda, è lo stesso partito che ha fatto il Jobs Act. Oggi, no, appunto, dire... che bisogna venire via da lì, no? Cioè, è questo. Però la domanda ma bisogna venire via da lì senza star lì, con lo specchietto retrovisore, ma guardando avanti. Quando dicevo una piattaforma per mettere in piedi il mercato del lavoro, per unificarlo, per esempio, intendo anche che bisogna collegare, non dico unificare, in qualche nuova piattaforma il lavoro dipendente con il lavoro subordinato, autonomo o imprenditoriale. Perché guardate che con le nuove tecnologie molti di quelli che chiamavamo padroni non sono più padroni neanche loro, perché c'è chi, la piattaforma che gli dice guarda, tu non devi conoscere il cliente te lo portiamo noi, tu devi lavorare a questi standard che ti diciamo noi, devi metterci il capitale, Flixbus, il pullman se lo devono comprare loro, non è che glielo compra la piattaforma di Colonia. Dice, ma io non mi interessa, prendiamo un altro. È ancora un padrone quello lì? E quello che deve dipendere dalla schermata di Google, lo sapete che chi è il primo posto nella schermata c'ha il 30% in più di clienti di uno che è l'ultimo posto, anche se è un artigiano, una cosa? Vai da Google e gli dici, scusa, ma qual è il criterio? Abbiamo un criterio, ma si può sapere? No. Cioè, ragazzi, stanno succedendo queste cose qui. Abbiamo cominciato a capirlo con i rider, no? Che quelli lì è la prima forma embrionale del megacapitalismo che sta arrivando. Lo zainetto devo mettercelo loro. Cioè, non è che glielo mette quello là, o glielo tira via dalla paga. Il cliente non devono conoscerlo, devono fare questo, quell'altro comando, dice sono lavori autonomi. Autonomi de che? E anche... Ma quindi, mi scusi... E anche l'ultima cosa, fatemelo... è vero che per un'impresa industriale sta arrivando anche questo. Cioè voi immaginate una fabbrica che compra questa, adesso non c'è Calenda, mi spiace, perché gli avrei voluto dire a lui, che compra a questo punto non più il robot, la macchina, ma il sistema. È il sistema che si parla, sono macchine che si parlano. Schiacci il bottone, fai dei buloni, fai dei cioccolatini, fai dei cassetti, il sistema va. Tu hai due problemi, la manutenzione, il controllo della manutenzione e la cosiddetta riconfigurazione. Riconfigurazione vuol dire faccio cassetti da 30, il cliente li vuole da 60, devo riconfigurare l'impianto per farli da 60. Queste due cose qui
oggi possono essere fatte da remoto, da Seul, da Düsseldorf, da Bergamo, da dov'è la cosa. Quello lì che c'ha la fabbrica di cioccolatini o di bulloni, per farsi lui il cervello che fa manutenzione o riconfigurazione, spende soldi. È più comodo che lo faccia quello che gli ha venduto il sistema, che lo fa, è disposto a farlo per tutti i sistemi che ha venduto. Dice al cliente: scusa, vuoi fare una fabbrica di cioccolatini o di bulloni? Però ci penso io, faccio il sistema, ti faccio anche la manutenzione a distanza e ti faccio la riconfigurazione. Tu mi mandi un segnale, io faccio. Sta già avvenendo. Quello lì è ancora un padrone? In che misura è un padrone? E il suo dipendente non è dipendente al quadrato? Stanno succedendo queste cose qui. Allora, non dico domani mattina, ma siccome nei prossimi 10-15 anni noi avremo una trasformazione, cerchiamo di prenderla d'anticipo. Io non voglio andare a far polemica sul Job Act o sul... Dico, preferisco, ragazzi, facciamo un piattaforma nuova. Certo, ci sta dentro anche il disboscamento della precarietà, va da sé. E questa piattaforma nuova la deve fare il PD o la deve fare il PD come è stato fatto col salario minimo, cercando una convergenza con le altre opposizioni? Intanto il PD deve animare questa discussione e avere dei punti anche di riflessione. Perché è un partito, adesso senza scomodare Gramsci e l'intellettuale collettivo, però il PD ha capacità di afferrare un sacco di competenze. E questi sono temi sui quali bisogna discutere. Mentre raccogli queste competenze, le raccogli in tutta l'area progressista. Comincia a lavorare da lì, nell'elaborazione. Certo che l'obiettivo è quello di avere una piattaforma comune per un'area progressista, questo è evidente, però mi pare che, parliamoci chiaro, io sono sempre stato per un'alleanza con i 5 Stelle, se lo sapete, da quel dì, no? E dovevo essere quello che ce l'aveva di più con i 5 Stelle, ma non si ragiona così. Però io so bene che su alcuni temi strutturali, quello che io chiamo l'hardware dell'uguaglianza, l'hardware dell'uguaglianza è diritti del lavoro, universalismo del welfare, a cominciare dalla sanità, fiscalità progressiva e fedele. Su queste cose qui, per ragioni storiche, il know-how non possono avercelo gli altri, possono dare un contributo, ma tocca al PD su questi pilastri avere la sua proposta da discutere. E questo è, naturalmente c'è l'immediatezza, se non abbiamo ancora parlato di inflazione, di quel che succede, ma c'è anche l'esigenza di guardare avanti, di presentarsi con delle novità agli appuntamenti politici, elettorali che si affacceranno. E io credo, senza star lì a dire ma avevamo detto, ma Renzi aveva fatto, ma boh, lascia perdere, si riparte. No, sa cosa è però, questo lo capisco, però quel PD che ha fatto il Jobs Act in parte è lo stesso PD di oggi, c'è chi come lei è rientrato, ma tante persone che sostennero allora il Jobs Act sono ancora nel partito. Diventerà un problema questo? Se Landini promuoverà un referendum contro, la segretaria Elly Schlein ha detto noi siamo con la CGIL, cioè questo può provocare una spaccatura dentro il partito, perché questo è lo stesso partito e ci sono dirigenti che erano già dirigenti nella segreteria Renzi. Ma questo cosa vuole? Io dico, allora, Elly Schlein ha capito, ha compreso due cose basiche, fondamentali. Una è, il PD deve riconnettersi con la sua base sociale, reale, potenziale. L'altro è, il PD deve animare la costruzione di un campo progressista.
questo è, sono le due cose basiche. Ora, Alice Lane non può farcela da sola a fare queste cose, no? Ha bisogno della spinta, dell'aiuto. E da dove può venire questa spinta? Io dico, anche qui, da due cose fondamentali. Primo, la discussione politica. Che, parliamoci chiaro, il meccanismo delle primarie, con i suoi vantaggi, però uno dei suoi elementi è che non te la consente quella discussione politica. Ognuno arriva lì col suo programma, uno vince, l'altro non vince, ma invece ci vuole con santa pazienza, capacità di aprire, di discutere, e sapendo una cosa: quando la discussione è vera, sincera, uno dice: guarda, io non voglio ridurre i canali della precarietà, oppure su questo o quell'altro. Dice: no, benissimo, si discute, si vota. Quando ci sono dei temi ancora non maturi, che creano divisione, certo, non so, la maternità surrogata. Beh, ma il dubbio è anche nella testa della gente. Non fa scandalo che un partito discuta quando c'è un problema vero. Addirittura, se discute tranquillamente, sapendo che poi si prende una decisione, è quella della maggioranza, addirittura può, attraverso questo meccanismo, espandersi, perché raccoglie opinioni che sono nella società. Quando è che è negativa la divisione? Quando è di posizionamento? Quando è di posizionamento, via. Io non lo so, adesso ho sentito obiezioni al fatto di rinviare il 2% delle spese militari, ma c'è qualcuno, domanda, cioè, ma c'è, tu mi stai dicendo questo, quindi tu mi stai dicendo che con i chiari di luna che ci abbiamo e avremo nei prossimi 3 mesi mettiamo una dozzina di miliardi in spese militari, mi stai dicendo questo? L'ha rinviata anche Draghi con ministro Guerini il 2%, Cioè, allora, un conto è la discussione di posizionamento, dove un conto è la discussione sincera. Allora, Joe Biden viene fuori un referendum, io credo che dobbiamo esserci in quella partita, ma non senza, secondo me, avere una proposta, una piattaforma positiva. L'ho detto prima, Legge sulla presenza e contrattazione, salario minimo, disboscamento della precarietà, parità salariale uomo-donna, formazione obbligatoria nei contratti di lavoro. 5 punti, 6, 7. Cioè, che cosa? Perché non puoi solo cancellare, no? Devi anche dire cosa vuoi fare. Ecco, è un'occasione per un'elaborazione. Io penso che si possa fare. Però vede, lei stesso ha citato, gliel'avrei chiesto, la discussione che si è aperta sul rinvio dell'impegno preso dall'Italia in sede NATO di portare al 2% le spese militari. È stato sufficiente chiedere alla segretaria Schlein se lei è d'accordo o meno su questo rinvio, lei ha detto sì, per aprire dei mugugni dentro al partito. Questa discussione che lei dice si sta avverando o siamo al posizionamento? E glielo chiedo perché, vi ricorderete tutti, il primo segretario del Partito Democratico, Walter Veltroni, che si dimise dopo 1 anno e mezzo dicendo: non fate ad altri quello che avete fatto a me. Il PD è anche questo partito, quindi no, glielo chiedo. Vabbè, insomma, adesso io ho avuto anch'io le mie grane, ma paragonarmi a Gesù Cristo non ci sono arrivato. Ma le potrei citare, ma le dimissioni di Zingaretti, le frasi, sì, certo, delle dimissioni di Zingaretti, non, ma insomma, è il consiglio che do a Alice Lane, se vuole, cioè, sì, ci sono questi meccanismi, no? È andata a salutare Conte a una sua manifestazione, è successo un casino. Dico, ma ci abbiamo fatto un governo assieme, cioè non posso andarlo a salutare. Queste sono cose di posizionamento. Per toglierle di mezzo,
c'è un solo sistema, discussione politica. Vieni qua, facciamo una direzione, facciamo una cosa, parliamone. E allora glielo chiedo, glielo chiedo diretto, c'è lo spazio per i cattolici, ad esempio, nel Partito Democratico di Elly Schlein? Chi nega questo non si è accorto di un piccolo particolare che si chiama Papa Francesco. Quest'idea che i cattolici, che già sono partiti ormai da anni a Norum in un'idea di pluralismo delle posizioni politiche, eccetera, che siano i famosi moderati, è destituita di fondamento. Io giro, vedo, mi invitano anche tanti vescovi, devo dire ultimamente, a fare elementi di formazione, discussione, e io invece vedo un'altra cosa, che la sensibilità cattolica, certo, si sta anche lei, diciamo così, è in una fase di discussione anche alternativa al suo interno, dico la Chiesa, la comunità cattolica. Perché? Perché si sta arrivando ai fondamentali. Qui non è più questione di fanfani, qui si sta parlando di pace e guerra, di migrazioni, di salvezza del pianeta, e si arriva a un dunque profondo. Io consiglio la lettura di queste encicliche, cioè, consiglio vivamente, perché lì dentro non c'è solo diciamo il messaggio pastorale, c'è ovviamente il linguaggio che deve avere un pastore, per amor di Dio, quindi che non va dentro i meccanismi della politica, però in quel linguaggio lì viene fuori un'analisi della situazione che è veramente speculare a quello che credo una sinistra moderna debba intendere. Cioè che questa alleanza fra tecnologia e profitto stia portando alla disarticolazione della società è un'analisi che può essere corredata da dati di fatto indiscutibili, che quello stesso meccanismo stia impoverendo il pianeta e portarlo a rischio, anche questo è incontrovertibile. Allora dire che io non so di quali cattolici parliamo, io quelli che incontro io sono più pacifisti di me, mediamente, ecco, non so quelli che incontrano, ecco. Dopodiché invece è un altro discorso. Lasciamo stare cattolici, no, diciamo così che la sinistra in Italia, noi ci diamo sempre le martellate che è colpa nostra, abbiamo capito, abbiamo fatto gli errori, verissimo, tanti errori, però la sinistra in Italia c'è sempre stata, bene o male ha cercato di fare la sua parte con degli insuccessi, dei successi. Quello che non c'è in Italia sono i liberali, è questo piccolo particolare, per ragioni storiche, per ragioni, se ci fossero i liberali in Italia, i liberali veri, non avremmo avuto Berlusconi, non avremmo avuto la Meloni. Noi abbiamo una storia in cui non abbiamo tagliato la testa al re, la borghesia non si è dato un suo codice, tutto lì. Allora, questo è un problema, perché se voi andate a vedere quando la sinistra ha vinto, ha sempre avuto un incontro con una cultura liberal-democratica, sempre. Io dico è preziosa. E l'avrebbe detto allora, Calenda, io quante volte gli ho detto a Calenda, Carlo, scusa un attimo, mi dici che sei azionista, mi parli di Rosselli, ma Rosselli combatteva con gli anarchici in Spagna, oh, con gli anarchici combatteva Rosselli in Spagna. E per Baco, come fa un liberal democratico a barcamenarsi fra una sinistra democratica e la Meloni? Non è possibile.
sta dicendo allora, deve lì, fare una scelta di campo chiara, non può essere un centro generico, questo vuol dire. Assolutamente, perché questa cosa di star nel mezzo è destituita di ogni fondamento. Non c'è più in nessun posto al mondo questa cosa qui. Io quante volte, sono anni che lo dico, guardate che... cioè, ci sono ormai ovunque a competere due campi plurali. Difficilmente trovate in giro partiti sopra il 30%. Guardate, tutti devono far coalizioni. Però c'è una riga in mezzo. Perché c'è una riga in mezzo fra i campi? Perché negli Stati Uniti sono scomparsi candidati indipendenti? Perché ci sono questi discrimini? Quando è arrivato il Covid, variamente i campi plurali, progressisti o democratici, l'hanno preso sul serio. I campi plurali di una destra, di una cosa, l'ha presa a ridere, erano negazionisti. Sul clima, più o meno il campo progressista plurale lo prende sul serio, questi qua lo prendono a ridere. Cioè, le discriminanti alla fine cominciano a essere cose. Sa, però, poi, dopodiché, non è mai un partito solo, no, sono dei campi. Il problema è che, visto dal vostro punto di vista, che il centrodestra o la destra ha posizioni magari diverse, ma è molto chiaro. Adesso si andrà alle europee, le prossime votazioni importanti, è giugno dell'anno prossimo, si vota con la proporzionale, però è molto chiaro Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia da che parte stanno, cioè nel sentire delle persone quella è una coalizione. Il problema è dall'altra parte, sarà un'altra parte del campo, ma è completamente frastagliata, cioè la sensazione di un'alternativa di governo non c'è. Beh, ma adesso io faccio un facile pronostico, ci si arriva per forza, ma può darsi che ci si arrivi a babbo morto. Cioè, ragazzi, cioè, lo devo dire, a Meloni, cioè, che lì mi pare talmente ovvio, anni. Lo capisci intanto, perché sono numeri che lo capisce un bambino, no? Cioè, o ti tieni la destra o vedi di metterti insieme. Come si fa a mettersi insieme? Come si è sempre fatto, cioè partendo dalle cose che uniscono e rendendo compatibili le cose che dividono, rendendole compatibili, non uguali. La destra fa così, dovremmo far così anche noi, ecco. Però io penso questo, a proposito di questa cosa, diciamo, di quando dicevo un centro che stia nel campo progressista, liberal democratico, civico, io credo che lì qualcosa venga fuori per un motivo molto semplice, perché questa destra qui cosa sta facendo? Cosa ha fatto fin qui alla fine? Sta via via sdoganando della robaccia che c'è nel fondo del nostro paese. Cos'è questa robaccia? Per esempio l'istinto corporativo e la spinta a dare un lento tramonto a criteri di solidarietà. Per esempio un individualismo contro beni collettivi, svalorizzati, svalorizzare il lavoro che si deve mettere a disposizione, fare il corporativismo del fisco, si paga per categorie e chi non paga, beh, non bisogna trattarlo troppo male. Venir via dai diritti civili, ma soprattutto venir via dal rispetto delle minoranze, dal valore delle minoranze. Ora, queste robe qui, guardate che non è che se le sono inventate loro, ci sono nel paese. Loro le stanno sdoganando. Vien su, sentite l'aria che tira, vieni su della roba poco buona. Allora io credo che una riscossa civica da qualche lato possa sbucare, perché ho capito Vannacci, no? Che aiuta anche lui, no?
perché sai, quando leggi, io ho letto solo i sommari, diciamo, di questo libro, ma quando leggi quelle robe lì pensi, vabbè, ma allora dai, sciogliamo l'esercito, sciogliamo le istituzioni e facciamo un grandissimo bar, il bar Italia, no? Il bar del mondo per il diritto e non per il rovetto, dove puoi dare dell'invertito a un omosessuale, dove puoi dare della fattucchiera a una femminista, dove puoi dare del negro a un nero, dove puoi dire a un ebreo, sì, ho capito la Shoah, però non, adesso non esagerare. Quel bar lì non sarebbe mai vuoto in Italia, eh? Basta andare nei bar. E qui bisogna andare diritti. E quindi dopo sta cosa, a me mi resta una domanda sincera che vorrei fare. Scusa, ma se in quel bar lì è possibile dare dell'anormale a un omosessuale, è possibile anche dare del coglione a un generale? Cioè, vorrei chiederlo. Ecco. Bersani, chi ha difeso Vannacci? Perché se parlano da bar, dobbiamo parlare da bar anche noi un po', eh? Non facciamo... Ecco, chi ha difeso Vannacci dice è la sua libertà di espressione, no? Voi che siete la sinistra delle libertà e dei diritti, come? Perché un generale non ha la libertà d'espressione? Per amor di Dio, a parte che un generale dovrebbe... Ma siamo stare, io non voglio... Di pure quel che vuoi, però non venirmi a raccontare, a contrabbandare per critica al politicamente corretto quel che è un arretramento della civiltà, eh? Delle conquiste per cui della gente si è fatta un mazzo così più di te nell'esercito, va bene? Avrebbe perché dovuto... se c'è da fare il politicamente scorretto sono capace anch'io, ma quelle non è, non sono parole, eh. Ma secondo lei sarebbe dovuta intervenire la Premier, dire la allora, sua opinione la su Premier questo? Allora lei ha detto la sua sulle fosse ardeatine dicendo che li ha messi lì in quanto italiani, ecco. Per il resto, quando ha parlato De Angelis, quando ha parlato Gianbruno, capisco, quando ha parlato Vannacci, quando cosa eccetera, girare l'angolo. Io sono donna, io sono madre, io faccio il pesce in barile. Questa è la linea. Però ha visto che De Angelis alla fine ci è voluto un po', ma è arrivato alle dimissioni. Anche lì doveva intervenire lei e soprattutto avrebbe dovuto chiedere le dimissioni il presidente del Lazio, Rocca, che voglio dire, gli aveva dato fiducia in quanto responsabile della comunicazione istituzionale della regione. Ma insomma, io guardi, io l'unica cosa su cui sono stato proprio d'accordo di votare la richiesta di fiducia, che poi è sempre controverso, no? Se sia utile, inutile, tanto poi, è stato sulla Santanchè. Lì ho detto, guardate, adesso se volete votarvela, ve la votate, volete ingoiare quel boccone, vi rimarrà sullo stomaco. Io penso che quando è ora di lasciarlo sullo stomaco, se lo votino consapevolmente. Adesso ho visto che è ripartita la campagna turistica lì, no, perché viene in mente, voi dovete andarvi a risentirvi, adesso è l'anniversario, questa canzone di Gabber che diceva non mi sento italiano, no? E è un'amara infilata di tutte le cose che in Italia non andavano e non vanno. Però poi concludeva dicendo, sì, è tutto questo, però quando uno straniero viene qui e mi tratta a pizza e mandolino, io gli metto davanti il Rinascimento. Ho pensato, cosa avrebbe detto Gaffer vedendo che questa prende il Rinascimento e lo butta insieme alla pizza e al mandolino?
roba da matto. Ma ci si mettesse lei invece della, della... si mettesse lei a fare della Venere, lasciasse in pace la Venere. Senta Bersani, le volevo chiedere un'altra cosa, perché questo governo in questo momento a maggioranza sembra solida, il governo continua, va avanti. Due mi sembrano però i problemi più grossi che ha. Uno è quello legato alla manovra, i soldi. Una manovra, hanno già detto, no? Potranno fare solo aggiustamenti, limature. Tra l'altro mi veniva da pensare che per la Romagna si sono stimati 8-9 miliardi di euro, sarebbe un terzo di una normale finanziaria, mi corregga se sbaglio, quindi mi chiedo cosa si aspetta, quanto secondo lei potrà veramente arrivare. Ma il secondo tema è i migranti. Meloni ha fatto una campagna elettorale promettendo il blocco navale, naturalmente il blocco navale, come era stato ampiamente detto, non è possibile farlo ed è uscito dall'agenda. Ieri però la segretaria Schlein ha detto dobbiamo fare autocritica. Quando eravamo al governo noi dovevamo cambiare la Bossi-Fini. Sì, sì. Le chiedo un po' su questi temi, come anche sull'autocritica, perché il PD ha governato tanto in questi anni, sì, prima che arrivasse la destra. Se andassimo nel dettaglio andremmo a vedere che anche per una parte del PD i numeri proprio per fare una cosa così difficilmente, comunque facciamo pure autocritica. Io credo francamente, se vogliamo dire quali sono i problemi che adesso ha di fronte il governo, abbiamo di fronte tutti. Il primo, insomma, quest'estate qui la gente normale, poi noi abbiamo tutte le nostre cose politiche, ma la gente normale ha visto due cose: l'impazzimento dei prezzi e l'impazzimento del clima. Queste due cose. La politica è andata per altri frumentoni, come si dice. Il primo problema è questo, cioè noi, io penso che si chiami inflazione e si chiami incapacità, incultura, in cattiva intenzione, non so, di questo governo di prendere a mano questo oggetto che si chiama inflazione. Perché noi adesso leggiamo, il primo titolo dei giornali è inflazione in calo al 5,5%, poi nel sottotitolo il carrello 10,9%. Cioè ci sono milioni di persone che spendono solo il carrello, cioè non è che hanno tanto oltre il carrello, Quindi noi viaggiamo a delle inflazioni che cubano di anno in anno 8, 9, 10% sugli alimentari. Abbiamo un andamento degli alimentari che aumenta del 4% in valore e diminuisce del 4% in volume. Cioè la gente sta spendendo il 4% in più per comprare il 4% in meno, e infatti siamo all'8-9%, che è quello dell'inflazione. Ora, è mai possibile che davanti a un fenomeno del genere, non, guardate cosa stanno facendo in Germania, ce l'hanno anche loro l'inflazione, non come la nostra, le cose che hanno fatto è, hanno aumentato il loro reddito di cittadinanza, hanno aumentato il salario minimo, hanno rinnovato contratti a livello di inflazione, come misura anticiclica per far ripartire i consumi. Perché a questo punto ovviamente anche l'industria comincia, come si è visto sto trimestre, a cedere, perché il mercato internazionale è fermo, non va giù ma è fermo, i consumi interni stanno andando a picco. Vuoi far qualcosa per favore? Allora dice, ma cosa si fa? Allora si fa, primo, compensare chi prende la botta maggiore dall'inflazione prendendo i soldi da chi sta guadagnando o ha guadagnato l'ira di Dio con l'inflazione. Ha fatto la norma sugli extra profitti. Sì, ma quello, adesso mi metto a ridere,
perché anche un bambino, non la Corte Costituzionale, sa che ogni provvedimento tributario nuovo deve avere caratteri di uguaglianza, proporzionalità e razionalità. Non deve essere irragionevole. Uno ha fatto un esempio calzantissimo. Mi vai a prendere come se tu andassi dalla Barilla e gli tassi gli spaghetti e non i maccheroni. Cioè, perché con le banche ha fatto così, hanno preso quella parte che riguarda diciamo gli interessi attivi e passivi, e il resto, cioè, io già anche ai tempi di Draghi, si è fatta una roba non... Scusate, ma non è più semplice prendere, come fece Colombo, il Levante per il Ponente? Cioè, io chiedo un contributo straordinario a tutti i profitti e esento i profitti normali, secondo la cifra che posso prendere. Mi restano gli extra profitti. Allora, con una misura così non si fa male nessuno, e se uno calcola di tirar su 12 o 15 miliardi, i profitti normali sono più che normali. Non si fa male nessuno. Con quelli comincia a ristorare chi è più in difficoltà. Allora, non ti piace il reddito di cittadinanza? Chiamalo Ugo, fa quel cavolo che vuoi, ma non tirarmi via 3 miliardi dall'incontro alla povertà. Non dirmi no al salario minimo. Chiama imprenditori e sindacati e digli: ma li volete rinnovare o no sti cavolo di contratti? E infine, darci un occhio. C'è più nessuno che ci dà un occhio. Cioè, so, in Francia, che non è anche là che non abbiano problemi, però per esempio in Francia c'è un meccanismo, io avevo cominciato a installarlo, poi un meccanismo che è affidato a una società pubblica che esamina l'andamento dei costi e dei prezzi lungo le principali filiere. Allora, cosa parliamo? Di pomodoro? Cosa parliamo? Di quello che volete? Di pane? Benissimo. Dall'agricoltore fino al panettiere alla rivendita. E è in condizione di andare a vedere chi ricarica per un aumento dei costi che ha alle spalle e chi invece ricarica per metterseli in tasca. Macron ha fatto la sua riunione, basta l'ammonimento, hanno un po' aggiustato, perché c'è anche, scusate, l'Italia è il paese che quando c'è da uscire dall'inflazione è l'ultimo a uscire. Dice: perché c'è poca concorrenza. Sì, figuriamo, ditelo a me, per amor di Dio, capisco, ma non è questo è una risposta scolastica. La risposta vera è il solito deficit di civismo. In un paese che ha 100 miliardi di evasione fiscale, vuoi che uno sia rigoroso nel tornare indietro da un aumento di un prezzo? Dagli un'occhiata e dà un messaggio chiaro, perché l'inizio del ragionamento che ho fatto fin qui sarebbe stato sulla benzina, perché non è facile abbassare il prezzo della benzina. Però l'esordio è: io, Stato, non intendo essere cointeressato a un aumento dei prezzi così bestiale. Quindi faccio l'accisa mobile. Scusate la cosa, me l'ero inventata io l'accisa mobile a quel dì. Era già fatta. L'accisa mobile in automatico è di dire: incasso più di IVA, in automatico incasso meno di accisa. Perché non è che siano cifre, sono 2-3 miliardi secondo le cose, non sto dicendo, però è un criterio. Lo Stato si tira fuori dal ricavar moneta dall'inflazione e adesso pretende che i cittadini facciano altrettanto, gli imprenditori e così via. Invece adesso, per fare questa manovra, che cosa eccetera,
stanno incassandosi quei 2-3 miliardi in più, e quindi non riesci neanche a obiettare a qualcuno che diciamo così fa il furbo sui prezzi, perché se il primo è lo Stato, fare il furbo sui prezzi non è che dia un grande esempio, ecco. Abbiamo quasi finito il tempo, però le volevo chiedere davvero una cosa sulla Prego. Questione migranti, perché migranti, sì. Anche nel PD, peraltro, anche su questo, diciamolo, c'è stato un cambio di linea da qualche anno fa, dagli accordi con la Libia di Minniti a oggi. Sono stati, il PD di oggi dice, sono stati un errore. Di fatto però la coalizione che ha vinto, diciamo la verità, è stato un tema fortissimo per la destra, fermare i migranti. A oggi siamo al doppio dei migranti sbarcati rispetto all'anno scorso. I sindaci che si lamentano, dicono siamo lasciati soli. E la sinistra in questa partita che cosa deve fare? Ma io fossi io il PD dico, primo, nessuno ha la ricetta facile. Chi dice che ha la ricetta facile ci porta a questi disastri che stiamo vedendo adesso. Secondo, denunciamo il fatto che questi, avendo predicato sì il blocco navale, ma anche inseguire gli scafisti in tutto l'orbe terracqueo, si trovano a avere il record sostanza degli arrivi. Però non pensiamo mai, attenzione, che questa smentita evidente, palese, porti a una revoca del consenso, perché ciascuno sa intimamente, cioè, che è una questione difficile, e comunque la gente può pensare, quella che ha votato loro, vabbè, almeno la pensano come me, almeno ci provano, almeno. Questo lo dico perché noi non possiamo esimerci dal prendere il tema dalle radici. Capisco che, cioè, non può esistere una ricetta, che è già difficile, per affrontare l'emergenza se un paese non accetta la normalità. Cioè, noi siamo ancora a questo stadio. Una delle cose che il PD deve dire, certo, immigrazione regolare, regolata, ma ci vuole, mettetevi in testa, o baluba della destra, che ci vuole. Non saranno gli spot Rai a far nascere una demografia galoppante, come pensano, dice che fanno delle trasmissioni adesso per incoraggiare le nascite. Io ho subito obiettato, dice, però sai, incoraggiare le nascite della TV, cioè, ti tocca spegnerla, cioè, come funziona? Cioè, esigenze del lavoro, esigenze demografiche, ci vuole, inutile. Quello che ha detto Mattarella è sacrosanto. Ma se noi ci stanchiamo di dirlo, guardate, non riusciamo a afferrare neanche il resto. Bisogna fare una battaglia culturale innanzitutto su questo. Ci vogliono, dobbiamo avere dei flussi regolari. Non va bene la Bossi Fini perché, ma come fa un imprenditore a dover dire il nome e il cognome di uno che è là in Nigeria per prenderlo? No, farà finta. Ce l'ha già lì, ce l'ha clandestino, mal che vada lo vanno a fare un viaggio in Nigeria e torna indietro, ma proprio alla peggio. È così, non va bene. Così bisogna correggere, dicendo il ragionamento bisogna correggere la Bossi Fini, non che sembra cancello la Bossi Fini, prendo la Turco Napolitano e risolvo la cosa. Andiamo a vedere qual è il problema. Le imprese ne hanno bisogno, la demografia ne ha bisogno, ci vogliono canali regolari. Quello della Bossi Fini fa ridere. Allora, dopodiché, quando arrivi all'emergenza, infatti, allora io, anche questo l'ho sempre detto, ci sono le opinioni pubbliche in Europa,
e nessuno li vuole, sì, Orban eccetera, ma non è che è in Francia o in Germania, insomma, sono tutti cauti. Perché? Perché hanno una destra anti-immigrati che galoppa, e quindi anche qui bisogna tener conto di questo e passare da lì, dalle opinioni pubbliche. E noi avremmo lo strumento, l'abbiamo sempre avuto, qualche volta l'abbiamo usato bene, e cioè dire a questa gente, quando lei va in Europa, la Meloni, e si accontenta di una frasetta, poi dice abbiamo vinto, il giorno dopo è peggio di prima, il ragionamento da fare a quelli sarebbe, guardate, lo sappiamo bene che voi o alcuni di voi ne prendono più di noi, perché questo è vero, ne prendono più di noi. Però vedete, c'è una differenza, che i vostri che arrivano fanno una fatica micidiale, ma arrivano, i nostri annegano. Abbiamo 30.000 annegati sotto il mare, di cui un terzo sono bambini. Quindi noi chiediamo alle opinioni pubbliche, eccetera, di fare un meccanismo europeo di ricerca e soccorso in mare. Mare Nostrum. Mare Nostrum. Da lì, prendendola da lì, puoi sperare che da cosa nasca cosa. Il tema, li abbiamo salvati, chi se li prende? Perché saranno là a salvarli anche dei belgi, dei tedeschi, dei londinesi, se fai una cosa europea. Prenderla a rovescio non è solo questione che c'è Orban che ti fa così e quel polacco, i tuoi amici che ti fanno così, è qualcosa di più di fondo, le opinioni pubbliche. Dopodiché per l'accoglienza resta il tema dell'accoglienza diffusa, ovviamente. Ma tu non puoi disinteressarti, dici, le prendi qui, li dai ai comuni, oh ragazzi, quelli là non sanno dove metterli. Vuoi per favore tirar fuori qualche soldino? Ho capito che Salvini non vuol che sia detto che tu paghi 30 euro invece che 18 uno che ospita in un albergo, in una struttura, eccetera, un minore. Beh, ma dove te lo porti? In casa tua, Salvini? No, lo porto a casa tua? Se a questo punto le esigenze sono quelle, bisogna che lo Stato si affianchi all'accoglienza diffusa con dei meccanismi di sostegno, di incentivo e così via. Quindi attenzione però che quando andremo, perché ci si arriverà di nuovo a un confronto politico su questo tema qui, non riduciamolo a un confronto a chi è più bravo a gestire l'emergenza. Andiamo alla radice del problema. Andiamo alla radice. Regolare ci vuole. Guardate, Mattarella ha introdotto questo tema qui. Ci vogliono. Ce ne vogliono regolari, ce ne vogliono anche di più. Dobbiamo riuscire a convincere, a sfondare su questa cosa, perché poi il resto segue. Questi ancora non vogliono né ius soli né ius scholae. Mi verrebbe, Bersani, da, come dire, riassumere una sinistra che fa la sinistra e non insegue la destra, come forse a volte si è fatto. Sì, io penso questo. Penso che il nostro sentimento è una battaglia di civiltà, no? Ma non siamo deficienti, vediamo il disagio di questo problema, vediamo cosa succede, vediamo le preoccupazioni, vediamo le cose. E tuttavia, per Bacco, mettiamoci dal lato di dire un bambino che è figlio di immigrati, che pagano le tasse qui, che lavorano, che cose, eccetera, per Bacco è un italiano. Tu Salvini, di quel cavolo che vuoi, ma cosa italiano? Non venirmi a fare la lezione sugli immigrati clandestini, eccetera, perché voi non avete risolto un tubo.
Quindi sarà un problema complicato, ma voi non avete diritto di spiegarcelo. Cioè, avere una, in tutte le cose, bisogna avere una nostra piattaforma, guardate, un nostro punto di vista. Non bisogna mettersi a fare a star sul terreno che ti offrono sempre gli altri. Questo... Io vi ringrazio, ringrazio tantissimo Pierluigi Bersani, tutti voi che siete rimasti. Abbiamo ampiamente sforato i tempi, ma siete ancora tutti qui. Grazie mille e grazie Bersani.